Buongiorno, siamo in compagnia di Monsignor Ivo Scapolo, che è il nunzio apostolico in Portogallo ed è la massima autorità rappresentante della Santa Sede in questa nazione. Monsignor Scapolo è nativo di Arzercavalli, di Terrassa Padovana, e quindi è particolarmente vicino alla nostra diocesi di Padova. Buongiorno Monsignor Scapolo e grazie di questa opportunità che ci ha dato. Questa mattina Monsignor Scapolo ha incontrato i giovani del Vicariato del Conselvano che sono venuti alla Giornata Mondiale della Gioventù con i quali c'è stato un bello scambio di impressioni in questi giorni. Monsignor Scapolo ha ospitato direttamente Papa Francesco in nunziatura e quindi è stato molto vicino al Papa. Ma vogliamo chiederle per prima cosa, che impressione ha ricavato da questa Giornata Mondiale della Gioventù? Questa è stata la mia prima giornata che mi ha permesso di vivere dei momenti molto intensi e mi fa capire che qui abbiamo vissuto una bella Pentecoste, soprattutto alla luce anche delle esperienze che ho ascoltato e raccolto nel nostro incontro con i giovani arrivati da Padova. È stato un momento molto intenso sotto i differenti momenti insieme col Papa Francesco. È un dono dello Spirito Santo di grazie e di emozioni che uno deve portare con sé per poter poi permettersi alle persone di parlare di nome C'è una relazione stretta, possiamo dire, tra Padova e Lisbona, un po' legata alla figura di Sant'Antonio. Lei che è nunzio apostolico da diversi anni qui in Portogallo, penso che la percepisca bene questa vicinanza e la devozione che c'è anche nei portoghesi verso il santo. Sì, io quando devo affrontare questa situazione che se Sant'Antonio, Sant'Antonio di Lisbona, Sant'Antonio di Padova, io dico semplicemente abbiamo un santo in comune e perciò tutti contenti di poter condividere la devozione a questo grande santo e insieme diffondere questa devozione e confidare nella sua intercessione. Abbiamo un santo in comune. Grazie. Per quanto riguarda, questa giornata mondiale della gioventù, l'organizzazione che c'è stata è stata praticamente perfetta, considerando che Lisbona ha poco più di 1 milione di abitanti, 1 milione e 2, 1 milione e 3, e che i pellegrini sono stati oltre 1 milione, siamo arrivati quasi a 1 milione e mezzo. Quindi l'organizzazione ha tenuto molto bene e l'accoglienza, questa l'abbiamo percepito dai pellegrini che abbiamo incontrato in questi giorni da parte dei portoghesi, è stata davvero buona. L'incontro con Papa Francesco, con il quale lei è stato, possiamo dire, molto vicino in questi giorni. Che cosa, che impressione le ha dato? Che cosa porta da questi incontri ravvicinati con il Santo Padre? Posso dire che Papa Francesco è rimasto veramente affascinato dall'entusiasmo, dall'intensità con cui le persone, la gente, i giovani hanno manifestato la loro gioia e anche il loro affetto nei confronti del Santo Padre. E per me è stata anche un'occasione per capire ancora meglio come la figura del Papa per noi cristiani cattolici è una figura preziosa, è una persona preziosa che dobbiamo difendere, dobbiamo amare, dobbiamo appoggiare, accompagnare, accogliendo anche le sue provocazioni, i suoi inviti, le sue raccomandazioni. Il popolo portoghese veramente in maniera ammirevole ha accolto con enorme entusiasmo la figura del Santo Padre. Questo per noi è un motivo per renderci conto che anche poi nella vita quotidiana questo entusiasmo, questo affetto dobbiamo manifestare.
Il Papa, venendo a Lisbona in aereo, ai giornalisti che lo intervistavano, ha detto tornerò ringiovanito da un incontro come questo, dalla Giornata Mondiale della Gioventù. È sembrato così anche a lei? Senza dubbio, in vari momenti, anche il Santo Padre ha avuto dei momenti di stanchezza a causa anche del caldo, anche del programma, un programma molto intenso, ma l'entusiasmo che lui sperimentava da parte soprattutto della gente, soprattutto nei passaggi in auto tra la folla, è sempre stato un motivo per ritrovare energie e poter affrontare il programma molto intenso che era stato preparato. In modo particolare, bisogna anche mettere in evidenza la generosità, la disponibilità che il Santo Padre ha dimostrato nell'incontrare delle persone, nell'affrontare anche situazioni che non erano nel programma. Molte persone, soprattutto persone anche con seri problemi di salute, sempre disponibile anche in nunziatura a riceverle, a benedirle, a consolarle. È stato un bel esempio di generosità e di disponibilità.